Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube della Storia della Dance. Un altro speciale dedicato a una regina, una voce indimenticabile che ha cantato veramente centinaia di dischi, alcuni tra i quali una bella ventina sono diventati delle super hit. Sto parlando della mitica Sandy Chambers, inglese trasferitasi in Italia negli anni 90 per studiare italiano. È stata scoperta dal grande Roberto Zanetti, Robix, ovvero Savage degli anni 80. Ho avuto anche il piacere di intervistarla. Sapete che questi speciali vanno un po' a ripercorrere le interviste che avevo fatto nel 2018. Ebbene, stavamo dicendo, si è trasferita in Italia, si trovava a Pisa, una sera in un bar comincia a cantare. Il caso ha voluto che in quel bar c'era anche il grande Robix che l'ha notata. Sentite questa storia? Era una serata allegra e ero con altre mie amiche studentesse e c'era piano bar, adesso non mi ricordo esattamente cosa è successo, però in qualche maniera ho preso il microfono, ho cominciato a canticchiare e si è avvicinato questa persona che era Roberto, che poi è diventato il mio produttore. Comunque Robix ha iniziato a farti lavorare, ti ha proposto una cosa, realmente lui lì mi ha proposto e io non mi interessava, sono tornata in Inghilterra, mi sono laureata e sono ritornata l'anno dopo in Italia. Ah, è vero, così era andata, me l'avevi anche detto. Mi sono dimenticata. Esatto. E ho detto quasi quasi lo chiamo questo Savage. E allora ho cominciato lui mi ha portato in studio, ha detto avrei un lavoro da cori, puoi venire a fare dei cori. Ho detto va bene, sono andata in studio, ho fatto i cori con questo gruppo di ragazzi, c'erano tre ragazzi maschi. Sì. Non sapevo neanche chi fossero. E allora la sera a cena con questi ragazzi, mangiando le patatine, ho detto ma scusate, Ma voi chi siete? E questo ragazzo un po' abbronzatino dice guarda, noi siamo W, abbiamo fatto un hit mondiale con Please Don't Go. Cioè tu erano i W, ma tu non lo sapevi. Non avevo la più pallida idea. Ho fatto i cori per We All Need Love, che era il secondo singolo. Oh, sentite, il primo lavoro di Sandy sono stati i cori di We All Need Love. Quindi abbiamo preso proprio il pezzo dove si sentono i cori. Questo. Puoi cantarla anche se vuoi, no? We All Need Love. E così è partita la carriera di Sandy Chambers, facendo i cori di We All Need Love dei W, che già erano super famosi, come ha confermato lei nell'intervista. La chiamano la regina nascosta della dance e in questa clip spiega perché. Questo è il primo disco che tu hai firmato. Esatto. C'è un motivo se ti chiamano la regina nascosta della dance. Perché tu negli anni 90 facevi, posso dire, la turnista, si dice così. Assolutamente, c'era. Sì, la turnista, la prestavoce. E quindi venivi pagata per registrare, esatto, dei dischi. Esatto. Poi inconsapevolmente o consapevolmente, questo non lo so, ti sei ritrovata ad essere la voce dance numero uno in Italia. Perché, come vi faremo scoprire durante la puntata, hai cantato Baby Baby di Corona, I Don't Wanna Be a Star, Dancing with an Angel di W. Cioè, la domanda che ti faccio, quando poi hai firmato un disco come Sandy e ci hai messo la faccia, ti rendevi conto che giocavi di più o era sempre uguale per te? Cioè, comunque era uguale, non te ne fregava. Non ti do soddisfazione, non è che non me ne fregava, certo. Me ne fregava sia con la mia faccia sia senza. E che veramente io ho vissuto gli anni 90 al massimo, sicuramente ho lavorato tantissimo, ho cantato ovunque, ho girato l'Italia, ho girato il mondo realmente, senza veramente rendermi conto dell'enormità di quello che stavo facendo. È stata lei a cantare decine di successi, in modo particolare quelli di Corona, progetto dietro al quale c'era tra gli altri anche il grande Checco Buontempi. E io a un certo punto mi è venuto spontaneo farle una domanda, ma mentre giravano questi dischi e diventavano delle super hit, non ti dava un po' fastidio sapendo che la voce era tua? Mi ha risposto così. Pensate voi, Sandy Chambers ha cantato, come ho già detto, un sacco di hit, tra le maggiori hit dance del nostro paese. E deve essere strana la sensazione, volevo condividerla con chi ascolta, perché magari uno non ci arriva. Dice, guarda, senti Baby Baby, che in realtà affibi, passatemi sto termine, che alla faccia di Olga Souza, che era quella che interpretava Corona, quella con le treccine, la brasiliana, ma in realtà Sandy sapeva che la voce era la sua. Allora, una domanda che mi
anche stentati. Dicevo, ma non ti dava fastidio magari che Baby Baby era un grande successo, tu sapevi di averla cantata, ma i meriti se la stava prendendo un'altra, sostanzialmente, no? Realmente no, ma c'è un motivo, non perché io sono la persona più buona del mondo, perché allo stesso tempo io ero impegnata in altre cose anche, quindi ero un mio orgoglio, a parte che ci siamo anche trovati sullo stesso palco, ci siamo trovati sullo stesso aereo, ci siamo trovati in America, a Miami insieme a fare la stessa serata, a Parigi, e io dicevo ciao è mia sorella, queste cose per capire per ridere. Ma sì, anche perché secondo me se poteva dare fastidio magari a qualcuno, magari dava più fastidio a lei avermi, non lo so, non credo, però a me nessun tipo di fastidio. Io, anche perché dal progetto Corona sono diventata quella che sono oggi realmente. Anche perché comunque dopo una settimana che io c'è stato un periodo che ovviamente non potevo dire niente di questo progetto, c'era stato un silenzio stampa, diciamo. Sì. E tutti lo sapevano comunque. Dopo una settimana chiamate per venire in studio a cantare una canzone, magari crazy uguale, ma sì ho fatto crazy lady tutto c'era, dopo me la fai la versione crazy la versione pezzotta, come direbbe a Napoli, di Baby Back. crazy ma infatti c'è stato di tutto, e quindi ovviamente non ho, allora se avessi vissuto un periodo che io non lavoro, quella lavora, la vedo in televisione, magari ci sarebbe stato un gelosia o qualcosa, però non è mai successo, ho lavorato tantissimo. Nessuna gelosia, ci mancherebbe. D'altronde Olga, anche lei ha dato veramente tanto alla dance, a parte che è un personaggio al quale siamo affezionati tutti, perché poi Corona, sto parlando di Olga, chiaramente la ragazza con le treccine, la brasiliana bellissima, me la ricordo anche al Festival Bar, tra l'altro presentò anche un'edizione, quella del 1996, in questa clip Sandy mi canta a cappella un pezzo di Baby Baby, Pelle d'Oca. Mi racconti? Senti, no, ti vorrei fare un pezzo della strofa a cappella. Me lo fai? Solo la strofa. Ok. Basta. I wanna roll inside your soul to know the things that you need and feel. Every time that you're by my side, I can't get serious because you got me. Basta, mi metto a piangere. Senti, mi racconti come sono arrivati a te quelli del progetto Corona? Salutiamo tra l'altro anche Checco Bontempi. Ciao Checco! Magari sta ascoltando qualcuno gliel'ha detto. Allora, non so se vi ricordate, ma The Rhythm of the Night, il primo disco firmato Corona, era cantato da Giovanna Bersaola, credo. Bersola, meglio conosciuta come Jenny B, che poi rifiutò di cantare il secondo singolo. Mm. E qui com'è andata? Racconta un po'. E qui ovviamente, siccome il primo singolo ha fatto un hit mondiale, avevano bisogno del seguito, avevano bisogno dell'album, avevano bisogno del secondo singolo di sicuro. E anche qualcuno che andasse in giro a fare le serate, che hanno trovato in Olga De Souza. Olga De Souza. Esatto, che è andata a fare la ragazza immagine, diciamo. Sì, che prestava l'immagine. Esatto, però per cantare il resto hanno fatto audizione con varie ragazze che sono venute dall'Inghilterra e dall'America. Io ero comunque in studio, perché ero parte dello studio, anche io della DVA, facendo varie altre cose. E ho visto, ma anche con i miei occhi, che queste cantanti non andavano bene, una per un motivo, un'altra per un altro motivo. E una volta, secondo me, esasperati, hanno detto, vabbè, proviamo le Sandy, come ultima risorsa, come ultima spiaggia. E allora mi hanno dato una cassettina, vai a casa, impara queste canzoni. Una delle canzoni, secondo me era I Want Your Love, e un'altra, poteva essere Baby Baby, non mi ricordo. Sono ritornata due giorni dopo, il giorno dopo non mi ricordo, e mi sono messa nella sala accanto, che lì non c'era il vetro. E mi sono messa nella cabina, ho cominciato a cantare, ho cantato malissimo. Ma secondo te? Però. No, secondo me è vero, ma male. E quindi? Male, emozionatissima, sono uscita con la testa. Con la testa in giù, ci sono fatto una cazzata, ho cantato di merda. E hanno detto, va bene, la fai tu. Ah,
E quindi tu sei diventata Corona in quel momento. Diciamo di sì. Che bello, diciamo, che bello. Sì. E chiaramente tu eri emozionata perché Rhythm of the Night è stato un successo mondiale. Esatto. Stiamo cercando la voce di quel progetto lì, quindi sai, te la fai anche un po' sotto, no? Sì, anche perché comunque è una grossissima responsabilità, perché potrebbe essere la morte del progetto, no? Certo. Con il secondo singolo non è detto che vada. È stato veramente un onore poter intervistare Sandy Chambers e averla lì mentre cantava le sue hit dal vivo. Mi ha spiegato anche la storia di I Don't Wanna Be a Star, disco sempre di Corona del 1995, ed è molto simpatica. Guardate un po' qui. Allora, il giorno che abbiamo fatto questo singolo, ero in questo sgabuzzino, questa cabina canto senza vetri, e Checco, diciamo, era abbastanza tosta in studio. Sì. Che alla fine è giustissimo, perché comunque tirava fuori delle belle cose. Però rifacciamo. Io la prima frase, I believe I cried so many tears, me l'avrà fatto fare 500 volte. La voglio così, la voglio sentita, più cuore, più. A un certo punto scoppiate lacrime. I believe. Eccola lì! No. Ed era quella. Cioè, voleva la versione E io, infatti, io mentre la sto facendo, lui non lo sapeva perché comunque non mi vedeva. Stavo piangendo. Cioè, e quando ho pianto, eccolo lì. È diventato Crime Mix. Esatto. No, senti, rifacciamo la scena perché poi mi piace fare. Allora, io faccio Checco Buontempi, ok? Dai. Facciamola 5 volte, non è che ti faccio. Allora, dovete immaginarvi la scena. Siamo alla DVA negli studi, io faccio Checco Buontempi, che sono il produttore di Corona, e tu fai Sandy Chambers. Io la canto, dai. Ok, vai Sandy, vai. I believe I cried too many tears. No, non mi piace. Ok. I believe I cried too many tears. Mi servirebbe un pochino più di cuore, un pochino più di. I believe I cried too many tears. No, meno, così è troppo. Cioè, dovessimo. Ma lo conosci? No, sto ipotizzando. Piango. No, adesso scusa, devi fare la versione mentre piangi. I believe I cried too many tears. Va benissimo. Ecco, vedi. La storia di come è andata la registrazione di I Don't Wanna Be a Star. Tutti sanno che Sandy era la voce anche di Dancing with an Angel, il capolavoro dei W, anche se qualcuno credeva fosse Alexia. No, non è così, ce l'ha detto anche Sandy. C'è un sacco di gente che fa confusione e che credeva negli anni 90 che Dancing with an Angel fosse cantata da Alexia. No, è Sandy Chambers, diciamolo. No, ma comunque lo sai che ovviamente Alexia lavora, eravamo tutti nella stessa famiglia, sì. Anche quella, capito? Lei ha lavorato con ICMC, però c'è stata anche la confusione che la gente pensava che io avessi cantato anche Rainy Day, queste robe qua di Alexia, quindi... Eravamo tutti nella stessa famiglia. Sì. Penso che per quello. Adesso vi dimostriamo che è Sandy, la voce di Dancing with an Angel, pezzettino a cappella, vai. Dancing with an angel, standing by my side, talking with me, dancing with an angel. And I hear this voice inside, dancing with an angel. Applauso a scroscio. L'ha testimoniato lei stessa cantandone un pezzettino a cappella. Era proprio Sandy Chambers, la voce di Dancing with an Angel. Adesso tra l'altro ha una scuola molto famosa di canto. Ne parla in questa ultima clip. Hai una scuola di canto tu? Io ho una scuola di canto di cui vado fierissima. In questo momento è come se fosse il mio bambino questa scuola, che veramente è un bambino di 9 anni, perché la scuola ha 9 anni e ho più di 100 allievi. Mamma. Ragazzi, è una scuola prettamente per ragazzi, anche se si sono intrufolate un po' di vecchiotti come me. Sì. I più piccoli hanno dai 6-7 anni e i più grandi 25, 26, 27. Alcuni di grandissimi talenti, gente che comunque, ragazzi che sono con me anche da quando ho aperto le porte e sono ancora lì. È una scuola da cui sta veramente venendo fuori l'eccellenza. Vogliamo dire come si chiama la scuola? Magari qualcuno è interessato. La scuola si chiama Vocal Project ed è a Brescia. Okay. E l'unica insegnante sono io.
Quindi meraviglioso. Quindi se vi va bene, io sono. Cioè, ci mancherebbe che non gli va bene. Mi raccomando, amici di Brescia, ma anche dintorni, Milano, amici, esatto, del nord, Sandy Chambers ha la sua scuola di canto, è una grande maestra. Quindi adesso non è che voglio fare la marchetta, ma io fossi un cantante, verrei a scuola da te. Quindi. No, è veramente una bellissima realtà. Chiudiamo così il nostro speciale della storia della dance dedicato alla mitica Sandy Chambers. Grazie anche oggi per essere stati qui con noi. Godetevi gli short che pubblico tutti i giorni e poi la prossima settimana ritorneremo con un nuovo speciale. Ciao a tutti!